Ciao a tutti amici di Radio Orson e bentornati per un nuovo consiglio di lettura. Io sono Letizia e il libro che vi propongo oggi è Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams. Con questo nome non si definisce semplicemente un romanzo, ma una vera e propria serie di romanzi di cui Guida Galattica per Autostoppisti è il primo. L'autore stesso, famoso per il suo meraviglioso senso dell'umorismo molto british, la definì una trilogia in 5 libri. Douglas Adams fu scrittore e sceneggiatore, collaborando anche con i Monty Python e con la serie Doctor Who. Guida Galattica per gli autostoppisti, che è la sua opera più conosciuta, nasce in realtà come serie radiofonica di fantascienza nel 1978 e da allora è stata adattata in forma di romanzo, serie televisiva, videogioco, fino anche all'omonimo film del 2005. L'intero ciclo di Guida Galattica è stato tradotto in più di 30 lingue e ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Narra le avventure di Arthur Dent, che sfugge per caso alla demolizione della Terra, voluta per far spazio a un'autostrada intergalattica, grazie all'intervento di Ford Prefect, un amico di Arthur che in realtà è un alieno proveniente da un pianeta nelle vicinanze di Betelgeuse, venuto sulla Terra come ricercatore di notizie per la Guida Galattica che dà il titolo alla serie. Così Arthur Dent e gli altri personaggi del romanzo si imbarcano in un folle, spassoso viaggio nell'universo che li porterà, tra le altre cose, alla ricerca della risposta alla vita, l'universo e tutto quanto. Vi leggo l'inizio. Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti era afflitta da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, visto che a essere infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta. E così il problema restava inalterato. Quasi tutti si sentivano tristi e infelici, perfino quelli che avevano gli orologi digitali. Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore smettere di essere scimmie e abbandonare per sempre gli alberi, e c'erano alcuni che arrivavano a pensare che fosse stato un errore perfino emigrare nella foresta e che in realtà gli antenati sarebbero dovuti rimanere negli oceani. E poi un certo giovedì, quasi 2000 anni dopo che un uomo era stato inchiodato a un palo per aver detto che sarebbe stato molto bello cambiare il modo di vivere e cominciare a volersi bene gli uni con gli altri, una ragazza seduta da sola a un piccolo caffè di Rickmansworth capì d'un tratto cos'era che per tutto quel tempo non era andato per il verso giusto e finalmente comprese in che modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità. Questa volta la soluzione era quella giusta, non poteva non funzionare e nessuno sarebbe stato inchiodato da alcunché. Purtroppo però, prima che la ragazza riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a qualcuno la sua idea, accadde una stupida quanto terribile catastrofe, e di quell'idea non si seppe mai più nulla. Questa non è la storia della ragazza, è la storia di quella stupida quanto terribile catastrofe, e di alcune delle sue conseguenze. È anche la storia di un libro intitolato Guida Galattica per gli autostoppisti. Un libro non terrestre e mai pubblicato sulla Terra e che, fino al momento della terribile catastrofe, era completamente ignorato dai terrestri. Tuttavia si trattava di un libro notevolissimo. In effetti, era probabilmente il libro più notevole che fosse mai stato stampato dalla grande casa editrice dell'Orsa Minore, della quale, pure, nessun terrestre aveva mai sentito parlare. Ma non è soltanto un libro notevolissimo, è anche un libro di enorme successo. Più popolare di Costruitevi la seconda casa in cielo, più venduto di Altre 53 cose da fare a gravità zero e più controverso della trilogia filosofico sensazionale di Olon Colufid, Anche Dio può sbagliare, Altri grossi sbagli di Dio e Ma questo Dio, insomma, chi è?
In molte delle civiltà meno formaliste dell'orlo esterno est della galassia, la guida galattica per gli autostoppisti ha già soppiantato la grande enciclopedia galattica, diventando la depositaria di tutto il sapere e di tutta la scienza. Perché, nonostante presenti molte lacune e contenga molte notizie spurie, o se non altro alquanto imprecise, ha due importanti vantaggi rispetto alla più vecchia e più accademica enciclopedia. 1. Costa un po' meno. 2. Ha stampate in copertina, a grandi caratteri che ispirano fiducia, le parole «Non fatevi prendere dal panico». Ma la storia di quel terribile e stupido giovedì, la storia delle sue straordinarie conseguenze e la storia di come quelle conseguenze siano indissolubilmente legate al detto libro, comincia in modo molto semplice. Comincia da una certa casa. Ecco qua. Cosa rende questo romanzo estremamente particolare e amato da un vasto numero di lettori che va ben oltre la comunità dei lettori di fantascienza, l'avrete già notato, è l'abilità umoristica di Adams, in cui convergono chiaramente le sue passioni. Parlarvi di quest'autore in 5 minuti è impossibile. Era un appassionato di scienze e di tecnologia, oltre che un attivista per l'ambiente. I suoi interessi spaziavano dalla fisica quantistica all'evoluzione a tutti i nuovi ninnoli tecnologici più d'avanguardia. E scoprire la scienza dietro le battute di Adams aggiunge piacere a una lettura già molto divertente. Pensate solo che l'idea dietro la guida galattica anticipa molti strumenti moderni, come Wikipedia o i lettori ebook. Vi lascio con un altro breve estratto, in cui io ci ho trovato un'allusione scientifica al modello olografico dell'universo, una teoria degli anni 90. Secondo questa teoria, basata su evidenze teoriche provenienti da vari settori della fisica, il nostro universo funzionerebbe appunto come un complesso ologramma. La caratteristica interessante degli ologrammi, che possiamo definire come delle immagini tridimensionali, è che se un ologramma viene tagliato a metà o anche in frammenti, ciascun frammento conterrà ancora l'immagine intera, cioè tutte le informazioni di partenza, così che ogni minuscola parte contiene in realtà il tutto. Trasponendo questa caratteristica all'universo, si ottiene che tutta l'informazione dell'universo sarebbe in qualche modo registrata in ogni sua parte. E sentite come Adams descrive un bizzarro strumento di tortura psichica chiamato il vortice di prospettiva totale. Il vortice di prospettiva totale elabora l'immagine dell'universo intero basandosi sul principio dell'analisi della materia estrapolata. Infatti, dato che tutti i frammenti di materia dell'universo hanno una precisa relazione con tutti gli altri frammenti di materia dell'universo, in teoria è possibile estrapolare tutta la vastità del creato, i soli, i pianeti, le loro orbite, la loro composizione e la loro storia economica e sociale, da, diciamo, un pezzettino di torta di mele. L'uomo che inventò il vortice di prospettiva totale lo inventò soprattutto per fare un dispetto a sua moglie. Trintragula, così si chiamava quest'uomo, era un sognatore, un pensatore, un esperto in filosofia teoretica o, come lo definiva sua moglie, un idiota. Lei gli rimproverava incessantemente di perdere una quantità inaudita e spropositata di tempo a osservare lo spazio, a rimuginare sulla meccanica delle spille di sicurezza, a fare analisi spettrografiche di pezzetti di torta di mele. «Abbi un po' di senso delle proporzioni», soleva dirgli, fino a 38 volte in un solo giorno. Così lui costruì il vortice di prospettiva totale, giusto per farle vedere che cos'erano le proporzioni. A un capo del vortice collegò l'intera realtà estrapolata da un pezzetto di torta di mele e all'altro collegò sua moglie, sicché quando Trin attivò la macchina, lei vide in un solo istante l'immensità infinita dell'universo e se stessa in rapporto a esso. Trintragula constatò con orrore che lo shock aveva annientato completamente il cervello della moglie, ma constatò anche, con soddisfazione, di aver dimostrato una volta per tutte che se vita deve esserci in un universo di tal fatta, l'unica cosa che non può permettersi di avere è il senso delle proporzioni.